poco più di un anno dalla pubblicazione in Giappone, arriva anche nei negozi europei la produzione targata Nipponichi Software e Nice America, The Witch and the Hundred Knight 2, un 3D action RPG con visuale isometrica, che ci porterà ad esplorare il mondo di Kevala impersonando un Manenia, un pupazzo animato chiamato Hundred Knight, che dovrà superare varie vicissitudini affrontando una marea di nemici facendosi largo per i vari livelli. Sarà riuscita a Nipponichi Software a trovare il giusto equilibrio tra un gameplay solido e una trama accattivante? Il mondo di Kevala è afflitto da tempo da una terribile maledizione chiamata Witch Disease, una malattia che colpisce le ragazzine prima che compiano i 10 anni d'età, trasformandole permanentemente in streghe, con tanto di terzo occhio sulla fronte che le contraddistingue. La storia parte in un piccolo villaggio, nel quale una giovane ragazza di nome Amalie è in cerca della sorella Milm, misteriosamente scomparsa, che, dopo qualche ora di assenza, ritornerà con un Mana Flower come regalo per Amalie, anche se non sarà l'unica cosa in più che avrà portato con sé. Milm, infatti, è stata contagiata dal cosiddetto Witch Disease di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Ciò la farà diventare una potenziale minaccia per tutto il villaggio, e la comunità deciderà di esiliare le due ragazze per mantenere la pace e l'incolumità di tutti gli abitanti. Ad un anno di distanza dall'esilio forzato, le due ragazze raggiungono il Vase Ritter, un'organizzazione medica determinata a sterminare le streghe e la relativa malattia attraverso l'uso di oggetti alchemici per potenziare i propri cavalieri. Arrivata alla struttura, Milm verrà operata per impedire alla strega che c'è in lei di risvegliarsi definitivamente, togliendo l'occhio dalla fronte e sventando quindi la trasformazione. Questo intervento però non andrà per il meglio e la ragazzina morirà per qualche secondo, salvo poi risvegliarsi nella sua parte di strega, dando anche vita al pupazzo di fianco a lei, chiamato Hundred Knight e apostrofato come Manenia. Risvegliatasi, la strega si farà chiamare Celka e sfrutterà il suo nuovo compagno per liberarsi e sprigionare il suo vero potere. Da qui partirà la vera e propria avventura in cui saremo impegnati ad utilizzare il Manenia sotto gli ordini prima di Celka e poi di Amalia, affrontando moltissime vicissitudini e problematiche, come per esempio la non completa trasformazione di Milm in strega, con ciò che porterà quest'ultima a riapparire nel suo corpo sgomitando con la sua altra parte di sé. Nel corso della storia ci ritroveremo ad avere a che fare con molti membri della VR, che ovviamente vedrà Celka in un'impervia lotta contro i membri di quest'ultima. La campagna comunque si assesta su buoni livelli, sia per quanto riguarda i personaggi, con alcuni ben caratterizzati, insieme ai boss, sia per la trama in sé, che comunque rimane ben strutturata anche se, a dire il vero, prosegue abbastanza linearmente, non dando troppo pathos al tutto. Di sicuro una delle frecce nella faretra di The Witch and the Hundred Knight 2 è il gameplay, discretamente vario e ricco di sfaccettature, con la possibilità di armeggiare con 5 diversi tipi di armi, tra cui spade, bastoni magici, martelli, lance e falci, ognuna di queste con le proprie caratteristiche, tra cui attacchi veloci, colpi più lenti ma più forti e così via. Ma questo sarà solo una piccola parte del gameplay, dato che nell'avventura avremo a disposizione anche diverse skill, tra cui il Third Eye, un potere speciale da strega che consentirà di migliorare i danni delle armi e gestire al meglio i folti gruppi di nemici, e il Mystical Dodge, grazie al quale potremo rallentare il tempo se compieremo una schivata un attimo prima che il nemico ci attacchi. In tutto ciò dovremo anche tener conto delle gigacalorie, una meccanica che andrà a braccetto con lo stomaco del pupazzo e ci permetterà di recuperare tranquillamente vita fino a che queste non arriveranno a zero. Per recuperare HP e PM potremo però utilizzare una serie di elementi curativi, per esempio foglie benefiche, antidoti e così via. Ma le cose da tenere in considerazione non sono ancora finite, dato che, proseguendo con il gioco, questo ci permetterà di scegliere diverse configurazioni di Hundred Knight, chiamate Facet, molto importanti ed aggiustare al meglio, assegnando a ciascuna diverse nuove skill che si sbloccheranno semplicemente salendo di livello. The Witch and the Hundred Knight 2 è di sicuro un gioco ricco di sfaccettature per quanto riguarda il gameplay, che ci offre diverse possibilità, soprattutto nella personalizzazione delle principali abilità. Infatti potremo scegliere se colpire i nemici da distanza ravvicinata con una build più possente e difensiva grazie al Facet Power Fortress, oppure se attaccare dalla distanza grazie al Marginal Gates. Nelle varie aree che ci ritroveremo ad affrontare, il gameplay sarà decisamente intuitivo e semplice da capire. Infatti, avremo un solo tasto per attaccare normalmente, con la possibilità, dopo il quinto attacco di fila, di attivare una speciale combo chiamata Depletura, che permetterà di recuperare punti adrenalina per le skill e gigacalorie, mentre, con la pressione del R1 più l'apposito tasto, potremo eseguire la skill assegnata dall'apposito menu. I nemici che troveremo, però, bisogna dirlo, non brilleranno per intelligenza, dato che appena si accorgeranno di voi, vi verranno incontro facendosi eliminare praticamente subito,
Ovviamente, dopo aver completato un livello, dovremo anche affrontare l'apposito boss, che tenterà di fermare il nostro prode Undread Knight nel portare avanti il suo obiettivo corrente. Bisogna dire che questi combattimenti risultano spesso molto più impegnativi rispetto allo stage appena completato, anche se una volta capito il pattern di attacchi del nemico, generalmente composto da 4-5 colpi, sarà abbastanza facile schivare i suoi attacchi ed averla meglio. Dal punto di vista grafico, il titolo si presenta in alcuni momenti discretamente in forma, con una caratterizzazione dei personaggi e dei boss notevole, che riescono ad esprimere la loro personalità anche senza la presenza di cutscene, ma con una narrativa in stile visual novel. I vari stage sembrano invece a volte fin troppo simili nella loro costruzione, anche se alcuni sono comunque ben fatti. Stesso discorso per i nemici, che si presentano con una varietà non incredibile, ma comunque accettabile, con alcuni mob apprezzabili. Discreto anche il comparto sonoro, che presenta alcuni brani in linea con l'atmosfera generale, che riescono a tenere alta l'attenzione del giocatore per tutta la sua avventura. Parlando invece del comparto tecnico, non abbiamo ravvisato cali di framerate nel nostro giocato su PlayStation 4 Standard, con una fluidità ottima. The Witch and the Undead Knight 2 è un titolo molto valido, che ci catapulterà in un universo decisamente accattivante, alle prese con streghe e dei veri e propri cacciatori di quest'ultime, il tutto con un gameplay action GDR molto divertente, che ci terrà impegnati per ore a uccidere i vari mob diventando sempre più forti e andando ad affrontare dei boss sempre più epici. La nuova fatica di Nipponichi è decisamente consigliata a chi ha spolpato il capitolo precedente, ma anche a chi volesse intraprendere un viaggio completamente nuovo in compagnia dell'incredibile Undread Knight in un ottimo action GDR.